E tu come ti chiami? Chiappa Antonio. E tu? Chiappa Claudio. E tu in mezzo? E uno che sta in mezzo a due chiappe, come vuole che si chiama? Lucio De! Basta, silenzio! Maleducati, vi sbatto tutti fuori! Il mondo è bello perché è vario. Ma siamo tutti d'accordo che alcune varietà si potevano benissimo evitare? No, io devo trovare un hairstylist, giusto Rudy? Un lookmaker, uno Stas Girls on the road, freestyle, che mi faccia i capelli un po', non alla, un po' dei capelli alla Sanfasò, alla culo de gatto, non so come dire. Se non lo trovo, perché è difficile trovare uno che ti risolva il problema con i capelli, posso sempre fare come la Celentano, mettere le parrucche e risolvo. Perché la Celentano, vedi, adesso l'ha abbinata sul grigio, grigio dopo, e blu de Prussia che sfina, diciamo così. Perché lei ne ha tante, ne mette una, anche un paio ogni puntata, perché fanno simpatia. Lei dice di sé, le metto, fanno simpatia, e poi ho paura di fare tardi alla diretta, quindi mi metto quella, una così che trovo nel cassetto e la metto. Esatto, secondo me lei la mette perché c'ha paura di essere riconosciuta da fuori perché qualcuno la corca. Comunque, cosa suona? L'ukulele. In dialetto si dice l'ukulele. Il culele. No, questo è l'ukulele. Il cane, lucane. Sì. Il pesce, lupesce. Sì, però questo è l'ukulele, uno strumento hawaiano, una chitarra hawaiana. Havana. Havana. Hawaiana. Marrone. Che? Non è Havana, Havana. No, è delle Havana, cioè viene dalle... Hanno, dicono rubata, che vengono dalle Hawaii, ma non lo so. Rubata. Rubata. No, rubata di che? Ho pagato 280 euro. Non so se mi hanno suonato, comunque 280 okay. euro ho pagato. Amo, come la chiamiamo? Valentina ti piace? Valentina? E perché amo Valentina? È il primo nome che mi è venuto in mente. Non mi convince tanto. Vabbè, allora dici tu. Però prometti che non ridi. No, non rido. Non rido, dici. Dici. Futura. Dai, non dovevi ridere. Amo, scusa, ma Futura. Come la canzone. Perché? Perché quando me l'hai detto, tutto il mio futuro è cambiato colore, Nì. Tutto quanto. Dopo la fine di una storia te dai alla pazza gioia, anzi più che pazza, rincoglionita proprio. E allora incontri le amiche, te rifai le unghie, te tagli i capelli, hai visto quando cambia una storia, te tagli i capelli, te fai il colore nuova, te fai la ceretta brasiliana. Io ho capito perché la chiamano brasiliana, perché una volta che hai finito cammini come Neymar. Gna fai. Poi occhio perché a furia da strappata arriva qua sotto. Invece poi l'accompagno pure per andare al bagno. E mi sono iscritta a tutti i corsi possibili, immaginabili per non pensare. Tutti. Al corso de sommelier, al corso de zumba, al corso de pole dance e de cucina cinese. Solo che la sesta bottiglia che assaggiavo, stavo talmente ubriaca che ho cominciato a fare zumba invece che attaccata al palo all'invortino cinese.